Ben arrivati amici telespettatori, ennesimo appuntamento con Zoom Salute, una rubrica all'interno di Zoom che riproponiamo ogni mese e oggi salutiamo e ringraziamo per la sua presenza in studio il dottor Francesco Garritano. Ciao. E allora lo conosciamo, chi è? Cerchiamo di conoscerlo, no? Chi è il dottor Francesco Garritano? Allora, salve a tutti i telespettatori che ci stanno guardando. Io sono un biologo nutrizionista, sono laureato in chimica e tecnologia farmaceutica, ho conseguito questa laurea nel 2003 e poi ho conseguito nell'anno 2010 la laurea in scienza e nutrizione. Entrambe queste due lauree mi hanno dato, diciamo, grande esperienza in ambito farmaceutico e in ambito nutrizionale, per poi, dopo il 2010, continuare, diciamo, la mia esperienza e soprattutto la conoscenza del dottor Luca Speciani, che è l'ideatore della dieta GIFT, che poi Sì, parleremo le chiederò, in certo. un secondo momento, e diciamo, fino a diventare responsabile Sud Italia per la dieta GIFT. Nel frattempo, diciamo, è iniziata la mia collaborazione anche con il nutrizionista americano Shanti Koro, per quanto riguarda l'asse intestino-cervello, l'intestino sempre più importante nelle malattie autoimmuni, ma non solo, per poi continuare ancora con altre collaborazioni importanti. Nel frattempo ho conseguito anche un master all'Università di Roma, all'UMSA di Roma, che è quello di bioendocrinologia e medicina di segnale, che mi ha aperto, diciamo, gli occhi verso questa, diciamo, verso questa scienza che è l'endocrinologia, dove in cui che vi ha permesso, diciamo, di avere delle conoscenze in più per scrivere anche il libro La dieta antinfiammatoria, Che poi, di cui poi parleremo, di cui senz'altro. parleremo, e poi e quindi avere a disposizione, molte, molti concetti che per me erano prima, diciamo, non ben chiari. Fino a essere relatore di diversi convegni, congressi, anche in ambito universitario, su varie tematiche nutrizionali, essere docente anche in corsi per futuri nutrizionisti. E poi essere il direttore di una testata giornalistica, che è il Centro Tirreno, e di cui io mi occupo, diciamo, della parte nutrizionale, e che, diciamo, questo anche qua mi ha fatto crescere professionalmente, perché pubblichiamo diversi articoli sia sul giornale che sul mio sito, ogni giorno, quindi per cercare di dare informazioni maggiori diciamo, a chi mi sta seguendo. E visto che abbiamo parlato di, me la sono segnato, dieta GIFT, che cos'è questa dieta GIFT? Dieta GIFT, che non significa dono in inglese, è la prima cosa che potrebbe fare, ma Certo. è un acronimo che significa gradualità, individualità, flessibilità e tono. Cioè, credo che una dieta che è stata ideata, come dicevo prima, dal dottor Luca Speciani, ed è un'innovazione in campo alimentare, perché supera il vecchio concetto calorico di grammatura. Ormai se ne parla tanto, ci sono tante diete in circolazione. Certo. Con Dieta Gift andiamo a superare questo concetto, andiamo ad dare dei giusti segnali a livello ipotalamico, quindi l'ipotalamo è quella parte del nostro cervello che controlla tutto il nostro organismo. Dando dei giusti segnali al nostro ipotalamo, l'ipotalamo reagisce dando dei segnali, Degli input, degli diciamo. input agli organi effettori, quindi dirigendo un po' il dimagrimento. Senta, lei dove opera, dottore?
Allora, io parto dall'amata Cosenza, perché lei è cosentino. Sì, cosentino, però ormai mi viene difficoltoso chiedere, quando mi fanno questa domanda, dire dove. Perché ecco, magari sono tante le sedi. Sono tante le sedi, io dico Milano perché passo tanto tempo tra Milano e Cinisello Balsamo, quindi una zona vicino Milano. E poi vado su Roma, poi mi sposto su Napoli, su Bari, su Taranto, su Catania, e la Calabria la faccio tutta, partendo in tutte le province cosentine. Il mio studio principale comunque è quello di Cosenza. Dunque, spulciando un po' su internet, sul suo sito internet francescocaritano.it, ho visto che lei non si occupa soltanto di malattie autoimmuni, ma anche di altri aspetti, vero? Sì, perché questa domanda mi viene fatta spesso, perché diciamo, avendo scritto il libro La dieta antinfiammatoria, che è una che è concentrata un pochino sul discorso su quel tema tiroidite di Hashimoto in modo particolare. Molti possono pensare che mi occupo solo di malattie autoimmuni. Oltre alle malattie autoimmuni, quindi trattare il discorso fibromialgico, il morbo di Crohn, la retocolite ulcerosa, ma le malattie autoimmuni sono tantissime, ci vorrebbe una puntata proprio per questo, dedicata proprio per le malattie autoimmuni. Mi occupo di sport, avendo seguito anche dei giocatori di pallavolo, di calcio ad alti livelli, pallanuoto. Mi occupo anche di oncologia, seguendo pazienti oncologici, quindi nutrizione oncologica. Mi occupo di malattie cardiometaboliche, che vanno dal discorso ipertensione, cardiopatie, fino a toccare il diabete e le dislipidemie. Quindi le malattie sono tante, ma nasco come nutrizionista, ovviamente il concetto chiave è il dimagrimento. Il dimagrimento che non è così semplice come può sembrare. Certo, anche perché poi lei ha scritto due testi che ha appena citato. Però cosa intende che la dieta parte dalla testa, il dimagrimento parte dalla testa? Sì, questo è come possiamo vedere, questo è il mio primo libro, il dimagrimento parte dalla testa, è un libro che è nato nel 2017, che praticamente ha è un libro che ho sempre definito, che parla di diete, parla dell'aspetto psicologico delle diete, perché questo secondo me è la cosa più importante, perché in una intervista che ho fatto in una testata giornalistica dissi che se non abbiamo i famosi, come potete vedere qui scritto, obiettivo, pazienza, perseveranza, costanza, motivazione, che sono tutte le parole che ho scritto nella testa di questo libro, difficilmente la persona tenderà a dimagrire. Se non è ben determinata e lo vuole veramente, perché questa è la difficoltà spesso che si ritrova in una persona che viene senza una patologia, ma che vuole mettere giù dei chili di troppo. Invece c'è l'altro libro, c'è un libro più recente. C'è l'altro libro che è uscito da un mese, è La dieta antinfiammatoria, che è invece che cos'è la dieta antinfiammatoria? L'ho pensata, l'ho ideata questo metodo proprio per spegnere un'infiammazione cronico silente in un discorso di malattie autoimmuni, perché nelle malattie autoimmuni il sistema immunitario va ad aggredire quello che è proprio nel self, quindi in questo caso la tiroide, come nella tiroide di Hashimoto, e in questa lotta sviluppa una serie di citochine, quindi di molecole pro-infiammatorie, che praticamente queste molecole pro-infiammatorie vanno ad attaccare e generano infiammazione. Quindi l'obiettivo che poi ho riportato nel libro è quello di far scendere l'infiammazione, di far scendere il discorso anticorpale che si innalza perché il sistema immunitario sta attaccando se stesso, per far stare meglio la persona.
Senta, ha detto tiroide di Hashimoto, che credo sia una malattia autoimmune piuttosto diffusa nella popolazione a questo punto. Può specificare meglio? Allora, sì, le disfunzioni tiroidee occupano oggi circa 6 milioni di persone. La tiroidite di Hashimoto, come dice la parola ite, è un processo infiammatorio ed è un processo autoimmune ed occupa nelle malattie autoimmune un ben 30% di una popolazione, di una parte, addirittura piuttosto elevato, una percentuale molto alta. Quindi diciamo mi sono appassionato a questa patologia fin dai primi anni di studio, diciamo, come questo sistema immunitario va in tilt a un certo punto e comincia ad attaccare cose che non dovrebbe attaccare, cioè mentre dovrebbe attaccare funghi, batteri, virus, sì, e tutto il resto, va ad attaccare, guarda caso, la tiroide. Quindi un discorso strano. In questa infiammazione il sistema immunitario, visto lei prima ha citato il morbo di Crohn, quindi intestino tiroide di Hashimoto, che connessione c'è? Una connessione importantissima. Ho detto prima che ho conosciuto il professor Shantikora, diciamo questo nutrizionista americano che si dedica tempo molto allo studio sull'intestino. L'intestino per me non è più l'organo vecchio considerato come definizione che lascia passare soltanto nutrienti, ma l'intestino è al centro di malattie autoimmuni. Cioè l'intestino si trasforma in un colabrodo, come l'immagine che stiamo vedendo, che lascia passare tutto in modo senza più controllo, ecco, non solo batteri, virus, funghi, ma lascia passare molecole, anche piccoli peptidi indigeriti. Questi piccoli peptidi non vengono riconosciuti da un 80% del sistema immunitario che si trova all'interno dell'intestino, che viene mandato in tilt. Quindi in pratica il sistema immunitario, invece di agire contro queste molecoline che sono passate, va ad attaccare delle molecole simili, quindi si parla di concetto di similitudine, no? Va ad attaccare delle piccole molecole proteiche che si trovano sulla tiroide, quindi si scatena un attacco autoimmune. Ma perché lei ha voluto approfondire questo argomento nell'ambito della dieta? Qual è stata la musa ispiratrice? La musa ispiratrice è stata non lo nascondo, perché a meno di un anno ho aperto un gruppo, i social ormai stanno andando alla grande, certo. Ho aperto un gruppo che si chiama tiroidite, tiroide, ipotiroidismo, alimentazione, dottor Garritano, questo grande gruppo che ad oggi siamo, non so se abbiamo qualche immagine su Facebook di questo attuale, di questo gruppo, è arrivato ad avere circa oggi 26.200 persone che mi stanno seguendo. Stiamo vedendo adesso le immagini di Facebook questo momento. Sì, è un gruppo, una scommessa, perché vedevo troppe persone che mi chiedevano ma cos'è la tiroidite? Spesso si confonde la tiroidite di Hashimoto con la funzionalità della ghiandola. Chiariamolo a chi ci sta seguendo: la tiroidite di Hashimoto è una malattia autoimmune, abbiamo detto, questo sistema immunitario che vende il ti attacca il self, mentre l'ipotiroidismo o l'ipertiroidismo sono delle disfunzioni della ghiandola che può andare a decelerare, quindi si parla di ipotiroidismo, può andare a essere più veloce, si parla di ipertiroidismo. Io dico una cosa, che la tiroide di Hashimoto può rimanere latente per anni anche in eutiroidismo, cioè in una funzionalità della ghiandola ancora normale, finché poi a un certo punto, quando l'attacco di questi killer, che sono i due anticorpi, gli antitiroperossidasi e gli antitiroglobuline, sono i famosi killer, vanno a fare la loro azione,
compromettendo i tirociti, che sono le celluline della tiroide, allora lì si ha un danno e quindi si va verso poi l'ipotiroidismo. Quindi non confondiamo la tiroiditi di Hashimoto con l'ipo o l'ipertiroidismo, che possono essere associati, ma non è detto. E come si presenta quest'ultima malattia? La tiroide di Hashimoto ha diversi sintomi, ecco, bisogna, come ho scritto nel libro, bisognerebbe andare a fare, come faceva il vecchio medico, a raccogliere i sintomi, come ho fatto io nel gruppo, in questo gruppo questo social. Della, quella di Hashimoto o ipotiroidismo? Nella tiroidite di Hashimoto, proprio bisognerebbe fare come faceva il vecchio metodo, dicevo, che è il vecchio metodo, cioè prima raccontiamo i sintomi, la persona, il vecchio medico, mio nonno era medico, praticamente sentiva tutti i sintomi e già si faceva un'idea di quello che poteva essere la situazione. Poi ai tempi suoi forse ecografie e roba varia non c'erano, però oggi poi bisognerebbe passare ad una ecotiroide, vedere come la ghiandola sta messa, e poi per terza, per una conferma diagnostica con le analisi ematochimiche. Quindi bisognerebbe partire prima dai sintomi e poi arrivare alle altre cose. Quello che ho notato dalle persone che hanno scritto, abbiamo fatto addirittura nel libro un sondaggio molto importante che riguarda quali sono i sintomi più classici. Abbiamo visto la stanchezza, abbiamo visto le sbalzi di umore, abbiamo visto difficoltà a dimagrire, difficoltà ingrassamento, abbiamo visto anche il discorso del gonfiore addominale, quindi problemi gastrointestinali. Quindi la persona che va dallo specialista e gli racconta tutti questi sintomi e lo specialista non dà tutte queste attenzioni perché ancora la tiroide gli funziona, gli sta funzionando, ecco, non bisogna temporeggiare, ecco l'invito a chi ci sta seguendo, a non temporeggiare, perché diciamo la tiroidite di Hashimoto non si cura con nessun farmaco, ma si deve abbassare il grado infiammatorio, il grado anticorpale e far regredire i sintomi, cioè non farla andare a progredire, perché se progredisce, certo, allora poi si arriverà al farmaco. E quali comportamenti bisogna adottare? Allora, i comportamenti sono diversi. I comportamenti, parlo di comportamenti di stile di vita, quindi come parlavo prima, dare a quella centralina che l'ipotalamo, dargli dei segnali giusti, quindi per esempio il sonno che è spesso trascurato, la gente dorme poco, dorme male, e questo è un segnale che io ho riportato, un segnale pro-infiammatorio, crede di dormire bene, poi la mattina si alza stanco, quindi diciamo che la situazione è abbastanza più complessa di quanto sia. La seconda cosa, il sedentario. Il sedentario è un soggetto che è praticamente un soggetto infiammato, e quindi in questo caso non sedentarietà, quindi cominciare ad... mi riallaccio al primo libro, dove nel primo libro ho detto che le persone si chiudono in una zona di comfort, certo, dove non vogliono uscire da questa zona di comfort, e lì sta il problema. Cioè, infatti io spiego in prima visita, quando mi viene un paziente, dico, vuoi uscire dalla tua zona di comfort? Quindi tocco un argomento del primo libro ricollegandomi al secondo, perché se non sei disposto veramente ad uscire, certo, non, anzi dico anche una frase che ho scritto, un articolo sul mio sito, che chi andrà a spulciare tra gli articoli vedrà, le patologie non vanno mai in ferie. Questo ricordiamocelo, visto che siamo in tema di vacanze, certo, di vacanze natalizie, non vanno mai in ferie, quindi bisogna sempre stare. Ecco, questa è la sezione dedicata agli articoli, noi scriviamo tanti articoli in questa cosa, in questa pagina,
Ecco qua, le patologie non vanno mai in vacanza, sì, conta lo stile di vita. Questo è un articolo veramente abbiamo avuto grandi riscontri su questo articolo, perché giustamente la persona che mi viene in visita il 20 dicembre, il 19 dicembre, domani partirò per Roma e ho tanti pazienti con malattie autoimmuni da vedere, sicuramente la persona non mi viene lì per dimagrire, ma viene per gestire una patologia autoimmune e quindi non perdere tempo e andare avanti. Allora, lei ha suddiviso il suo metodo nel trattamento della tiroide di Hashimoto in vari metodi. Sì. No? Quali sono? Allora, li ho suddivisi in base al grado di infiammazione. Li ho chiamati IL, MIL, LIL e PIL. Sembrano nomi strani, ma sì, richiamano i livelli alta infiammazione, media infiammazione, bassa infiammazione e prevenzione. Cioè, se la persona mi viene è altamente infiammata, avrò un metodo che troverete poi scritto nel libro. Applicherò un certo metodo. Ovviamente chi è mediamente infiammato, cioè chi ha non come nel primo metodo, che è molto sintomatico, ma è mediamente sintomatico, l'eco non ha tutta questa. Ci sono vari gradi. Vari gradi, io mi comporto a seconda di questi gradi in modo diverso. Sì. Senti, tra glutine, per esempio, faccio qualche riferimento, glutine, latticini, che so, sale iodato, raffinato, zuccheri, dolcificanti, mi sono segnato anche farine raffinate in particolare. Questi sono alimenti che non debbono essere utilizzati, bisogna... Assolutamente. Allora, bella domanda, perché effettivamente il glutine oggi sta dando tanti tanti problemi. E va tolto. Allora, andiamoci piano con la parola togliere, perché io dico sempre togliere, ruotare, limitare, cioè non andare sulla parola drastica. Magari se la persona è altamente infiammata si toglie per un breve periodo per poi rimetterlo piano piano, no? Quindi fare una specie di svezzamento piano piano a reintrodurlo, anche perché il glutine di per sé non ha nessun valore nutrizionale, è una famosa colla, serve per far agganciare meglio le farine, no? Quindi a noi non ci serve il glutine, però se facciamo una dieta priva di glutine, poi magari in una persona sana ci possiamo impoverire di altri alimenti. Quindi sempre nel campo delle malattie autoimmuni, quello che dico, ci sono degli studi di Fasano che ci dicono, collegano molto la gluten sensitivity con le patologie autoimmuni. Che voglio dire con la gluten sensitivity? Una sensibilità al glutine, cioè non essere celiaci ma essere intolleranti al glutine. Il glutine può aprire quelle famose baglie, vedevamo uno scolapasta all'inizio, sì, sì, che si apriva dell'intestino, così l'intestino, se io mangio spesso glutine, eccola qui, queste maglie si aprono e lasciano passare tutto in modo indistintamente, quindi in questo caso vado a peggiorare una situazione che invece devo rendere quell'intestino meno permeabile, lo devo ricontrollare, ma non sono i prodotti, come avete scritto qui, gluten free, che di solito quando uno mi parla dei prodotti senza glutine parla dei prodotti gluten free. No, io parlo di escludere la pasta di frumento, il farro, kamut, segale, ma introdurre prodotti naturalmente senza glutine, quindi riso, quinoa, grano saraceno, perché i prodotti gluten free sono, qua state vedendo alcune anche delle cose che abbiamo scritto, vedete, riso, grano saraceno ed altri cereali privi di glutine, come anche il sorgo,
ma i gluten free invece sono prodotti che hanno aggiunta di zuccheri e grassi idrogenati che invece fanno male. Poi parlavamo dei latticini. Sì, latticini. I latticini, per esempio, creano quella stessa alterano la permeabilità intestinale. Poi le farine raffinate andrebbero eliminate in un'alimentazione buona. Parliamo, come non so se hai mai sentito, i quattro veleni bianchi, che sono zucchero, farine raffinate, sale e latte vaccino. Quindi sono i quattro bianchi, non l'ho detto io, ma può essere utile farlo. Far riflettere un attimino su questo concetto, che no? Non bisogna togliere completamente, cioè, no, quelli sì, i quattro veleni bianchi bisogna toglierli per fare un'alimentazione corretta, okay. No, mangiare integrale ci mangiavano i nostri nonni, bisnonni, trisnonni. Anzi, da quando c'è stata la raffinazione, cioè sono arrivati i prodotti raffinati, sono arrivati diabete, obesità, quella che si è coniata la parola diabesità, l'unione di obesità e diabete, quando si è andata ad accedere col sale è arrivata l'ipertensione, quando si è andata ad accedere con il latte vaccino, che poi non è il problema del latte, è il problema degli estrogeni, degli antibiotici che mettono e fanno mangiare gli animali, il problema è andato peggiorando. Senta, ma siamo arrivati, interessantissimo argomento, poi sono vari argomenti, no? Perché poi si dirama in varie considerazioni. Però a chi consiglia i suoi libri, dottore? Allora, i miei libri li consiglio a tutti, sicuramente sia agli addetti ai lavori, per cercare di prendere, ho scritto c'è molta bibliografia dove riprendere molti lavori che ho riportato all'interno del libro, e sia invece alla persona che ne vuole sapere di più. Cioè, oggi bisognerebbe essere curiosi, hai la tiroidite di Hashimoto, dobbiamo sapere che cos'è la tiroidite di Hashimoto, dobbiamo conoscerla in tutti i suoi aspetti, e quindi è meglio che la nostra conoscenza va avanti. Certo. Qui vedo anche il terzo libro, Basi cliniche di medicina di segnale, che non ho pubblicizzato, ma è il ma che lei ha pubblicato. Ho pubblicato, ma come ho scritto un capitolo all'interno di quel libro, che ho parlato del sonno, quel famoso argomento, certo, che abbiamo accennato. Importante dormire bene, perché abbiamo detto la mancanza di sonno è un segnale infiammatorio. Il dimagrimento parte dalla testa, invece lo consiglio veramente a tutti i miei pazienti, perché se non hanno, è un apripista per me, no? Racconto brevemente un aneddoto. Una persona che è venuta in studio tempo fa, l'ho vista poco motivata, poco determinata, ecco, quella famosa voglia di cambiare, di togliersi dalla zona di comfort. Io ho fatto una cosa, meno male che avevo già scritto il libro, ho regalato il libro a questa signora, ho detto: guarda, leggi il libro, se vuoi veramente affrontare un percorso nutrizionale con me, ci vediamo fra qualche mese. Non è più venuto perché aveva non voleva uscire dalla propria zona di comfort. Certo. Allora, come poter contattare il dottor Francesco Garritano? C'è un numero telefonico che voi vedete già in sovrimpressione, però ci sono altre possibilità, vero dottore? Sì, innanzitutto c'è il mio sito, che è il www.francescogarritano.it, lo state vedendo, c'è la sezione contatti, dove nella sezione contatti vedete, se scorre l'immagine, ci sono tutte le sedi dove io vado, dove ricevo, c'è la mia mail, sì, che è la info@francescogarritano.it, c'è il mio numero di telefono, che è quello della, c'è sia il mio personale, che però per prendere appuntamento c'è il numero della
segreteria, che certo. È il 392-0092-540, quello, però ecco, sono presente su Facebook, Instagram, LinkedIn, e ovviamente mi trovate dappertutto, è difficile non trovarmi. No, non trovarla, va bene. Noi invece l'abbiamo trovata qui in trasmissione, grazie per la sua presenza. Oggi abbiamo parlato della dieta antinfiammatoria, avete letto nel titolo. Grazie al dottor Francesco Garritano, grazie, a presto. Grazie a voi.